Stefano Edel, inviato del Mattino di Padova, è l'unico dei giornalisti tuttora in servizio che era già presente il quarto giorno dall'apertura, non il primo, ma il quarto, vero Stefano? Certo, fui assunto il primo aprile del 1978 e da allora sono sempre qui. Un bel pesce d'aprile. Cosa ricordi di quei giorni? Cosa posso ricordare? Tantissimi momenti emozionanti. Soprattutto però io mi ricordo quei televisorini, eravamo il primo giornale in Italia che usava i computer, erano dei televisorini e avevamo un'unica linea dati che arrivava dentro il cervellone, per cui tutti con dei pulsanti, degli interruttori veri e propri, mando io, mandi tu, mandi io, cioè quando finivamo i nostri pezzi e titoli, uno alla volta si riusciva a comunicare e a spedire dentro al cervellone. Stefano, tu già seguivi il Padova all'epoca? Io ho cominciato allo Sport, sì, ero con Gian Adolfo Trevellato che era il mio caposervizio, eravamo in quattro e ho cominciato praticamente ad occuparmi. Ricordo un aneddoto che nei numeri zero mi occupai anche della nazionale militare che veniva a giocare a Padova e indovina chi c'era al centro dell'attacco, un certo Paolo Rossi, che poi sarebbe divenuto campione del mondo nell'82. Pensa te. E qual è la cosa, diciamo, che ricordi con più affetto della storia del calcio Padova in questi 40 anni? Il momento che ti è rimasto più nel cuore? L'ho scritto anche sul giornale per questo numero rievocativo, la Serie A, conquistata a Cremona nello spareggio di quel 15 giugno del 94 contro il Cesena. Un caldo torrido di 12.000, quasi 12.000 tifosi padovani e dopo 32 anni si ritornò in Serie A. E mi ricordo il pianto di Gildo Fattori, che oggi non c'è più, la voce del Padova, che si appoggiò sulla mia spalla alla fine della radiocronaca e pianse proprio come un bambino.